Salve a tutti! Oggi siamo qua per la pulizia dei bulbi dello zafferano. Come potete vedere, stiamo dividendo i bulbi che abbiamo tirato fuori. Ora è il periodo che si spiantano i bulbi e come vengono spiantati, tirati fuori, a seconda di uno che ha, che tipo di macchinario ha, li tira fuori. Può tirare fuori anche semplicemente con uno scavapatate e velocemente. Ora non abbiamo tutta l'attrezzatura adeguata, però. Chi inizia, chi ha poca roba da dover tirare fuori, può tirare fuori benissimo con uno scavapatate. Stando attento, ecco, magari a non rovinarli o rovinarne il meno possibile, ok? Perché si possono tagliare e quant'altro. Ora cosa vi dico? Cosa sto facendo? Semplicemente sto togliendo, come si può vedere, dal bulbo la tonica, perché tanti mi chiamano e mi dicono: Giada, ma come vanno puliti questi bulbi? È semplice, il bulbo si presenta ora. Faccio vedere, ecco, tipo questo, così a grappolino, ok? Così a grappolino vengono staccati. Questo è il bulbo apicale, come dico sempre, e questi sono i bulbi basali. Questi bulbi basali, che sono più piccolini, come potete vedere, noi li riseminiamo. Vi consiglio anche a voi di riseminarli perché l'anno prossimo diventeranno così da fiore, ok? Semplicemente vengono staccati. Divisi, noi li dividiamo, vi consiglio anche a voi di selezionarli, almeno quelli piccolini li mettete da parte e questi qui più grandi che faranno fiore li mettete tutti insieme. Mi raccomando anche nella semina, perché nella semina, quando si va poi a raccogliere il fiore, è importantissimo recuperare più tempo possibile, essere più veloci possibile nella raccolta del fiore, soprattutto se piove. Quindi vi consiglio di dividere, come potete vedere qua, ho diviso quelli da fiore. Ok, da quelli da semina a settembre. Noi seminiamo fino agosto, i primi di settembre, perché sennò i terreni sono troppo caldi, mi raccomando. Niente, togliamo la madre sotto, li puliamo un pochino dalla terra e li dividiamo, semplicemente. Poi cosa come operiamo? Li mettiamo in quarantena, ovvero li teniamo sotto controllo. Una volta alla settimana, ogni 10 giorni, ora non bisogna essere fiscale, eh. Basta semplicemente monitorarli, ovvero facciamo tutte queste cassettine divise, pulite per benino, prendiamo una cassetta vuota, ce li rovesciamo dentro, li facciamo aereggiare e nel frattempo controlliamo che ci siano alcuni bulbi attaccati da muffe. Se ci sono alcuni bulbi che sono attaccati da muffe, mi raccomando, vanno tolti. Ok? Semplicemente questa cosa si ripete fino a che non si va all'impianto. Ogni settimana, ogni 15, ogni 10 giorni va benissimo. E niente, io vi ringrazio per il momento.